Ben trovati amici di Egitto Ora. Ciao a tutti da Roma Ora. Proprio a Roma. Roma mentre accade. Allora, facciamo questo video perché Osama è un amico, ci segue da tanto tempo e sappiamo che abbiamo tanti followers anche dall'Egitto e vogliamo salutarvi e congratularci con il vostro progetto. Siamo felici e fieri che sia nato Egitto Ora e lo seguiamo con molto interesse, devo dire. Quindi viva Roma Ora e soprattutto viva Egitto Ora. Cari Osama, Eman e Salma e amici di Egitto Ora, grazie per il video. È stato bellissimo poter entrare con voi all'interno del Museo Nazionale della Civiltà Egizia. Spero di poterlo fare presto di persona e certamente accompagnata da voi. Penso che questo museo possa far comprendere come la storia sia un percorso unico dell'essere umano. Questo vale per ogni nazione, per l'Egitto, per l'Italia. E spero quindi che i visitatori possano comprendere l'importanza della storia di ieri, quella faraonica, ma anche quella di oggi, del nostro presente. Perché sono convinta che attraverso la cultura e lo studio della storia e delle antichità si possa amare di più il proprio paese. Grazie e a presto. Un saluto a Osama e a Eva. Sono Paolo dal Trentino, Italia. Ho visitato negli ultimi 12 anni ben 3 volte l'Egitto. E ho ammirato la sua storia, il suo mare e il popolo del Nilo, il grande fiume che ha permesso lo sviluppo delle dinastie egizie dell'antichità. Nei miei 3 soggiorni egiziani, pensa, ho scattato migliaia di foto a Karnak, a Luxor, alla Valle dei Re, ad Abu Simbel, a Sharma e poi a Hurghada. Beh, poi ho fatto ovviamente la navigazione sul Nilo. Poi è stata una sorpresa in questo periodo e un piacere incontrare Aima, che mi ha fatto conoscere Osama, che parla un perfetto italiano tra l'altro, e ho apprezzato i primi video che ha pubblicato su YouTube per far conoscere agli amici italiani tutti gli aspetti turistici dell'Egitto, con un tour video al Museo Egizio del Cairo. Ho visto un primo filmato breve. Ora attendo di guardare in video sul canale Egitto Ora altri video dei tantissimi siti e delle località egiziane, dalle incredibili scoperte archeologiche della civiltà egizia, ovviamente. E che devo dirvi? Dopo questo breve video, un saluto dall'Italia al canale Egitto Ora con l'augurio di successo dell'iniziativa. Ciao Osama e ciao Aima, ciao. Buonasera al gruppo di Egitto Ora e voglio fare i miei complimenti a Osama perché mi fa rivivere dei posti del Cairo meravigliosi. Quindi per me è veramente un gruppo fantastico perché, a parte le passeggiate nel vecchio Cairo, poi io sono un amante della storia e anch'io l'ho girato tantissimo. Sono stato al quartiere copto, sono stato al Cairo islamico, il vecchio Cairo, e veramente sono contento ogni volta di rivedere sul gruppo i video girati nel centro del Cairo, nella parte antica, ed è meraviglioso. Io faccio i complimenti all'amministratore del gruppo, Osama, persona fantastica che ama il proprio paese. E io da italiano ti dico viva l'Italia e viva l'Egitto, perché sono innamorato di entrambi i paesi. Sono italiano ma sono innamorato dell'Egitto, vivo al Cairo e per me l'Egitto è una terra meravigliosa. Quindi io ringrazio Osama per tutto l'impegno che mette per illustrarci questa parte del Cairo meravigliosa. Quindi io ti saluto e un abbraccio a tutto il gruppo di Egitto Ora. Buongiorno amici di Egitto Ora.
In un momento storico in cui i viaggi sono difficoltosi e per lungo tempo anche musei e luoghi culturali sono stati chiusi al pubblico a causa della pandemia, offrire visite virtuali di posti nuovi è un'iniziativa bellissima. Poter avere questi contenuti anche in italiano è un valore aggiunto che permette di far conoscere questo paese ad ancora più persone. L'Egitto è una terra ricca di cultura storica e custodisce le tracce di una delle civiltà più affascinanti. Un fascino che ha colpito anche me sin da bambina quando sfogliavo i libri di storia di mia mamma. Quindi mi complimento con Egitto Ora per questa iniziativa e seguirò con grande interesse i video che proporrà. Grazie Egitto Ora, grazie Ossama per questa bellissima iniziativa. Arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Cinardi, scrittrice fantasy di libri incentrati sulla mitologia egizia, psicologa, ipnologa e psicoterapeuta. Il mio caro amico Osama, professore di italiano al Cairo, ha fatto un video stupendo sul nuovo museo egizio al Cairo e volevo appunto parlarvi delle mie impressioni su questo nuovo museo inaugurato, insomma, non da molto tempo. È un museo meraviglioso, dal video, insomma, si desume dal video di Osama e dei suoi collaboratori. È un video che manifesta la magnificenza della storia antica egizia. Io consiglio a tutti non solo di vedere il video ma di recarvi anche in Egitto per vedere questo splendido museo, il nuovo museo egizio, che raccoglie addirittura più di 50.000 reperti archeologici dalla preistoria fino ai giorni nostri. Un saluto a tutti, arrivederci. Buonasera amici di Egitto Ora. Oggi ho il mio amico Francesco che sta adesso al Cairo e parte il sabato. Ha passato un po' di giorni qua, io do la parola a lui per parlarci della sua esperienza in Egitto o con il nostro gruppo di Egitto Ora. Buonasera, io sono molto lieto di essere qui insieme al nostro amico Osama del gruppo Egitto Ora di Facebook, che io ho scritto qualche post per chiedere qualche informazione, e devo dire che subito ho avuto da parte di Osama e da parte degli altri partecipanti al gruppo Facebook di Egitto Ora molte informazioni che loro non ci fossero stati io non avrei avuto, come per esempio andare a fare il PCR, il test antigenico o molecolare per rientrare in Italia. Devo dire la verità che questo nostro amico mi ha confortato telefonicamente con i messaggi e mi ha anche accompagnato a visitare più di un laboratorio clinico dove fanno questi test. Mi è stato di molto aiuto. Com'è stata la sua visita in Egitto? Come si è trovato qui? Cosa ha visto? Inviti agli italiani di venire. Certamente. A vedere che cosa al Cairo, certamente, anche fuori. Certamente. Cosa consigli? Intanto noi italiani abbiamo un grande legame con l'Egitto. A me piace il Cairo e non i posti turistici, perché a me piace vedere le persone, piace osservare i loro usi, i loro costumi di ogni giorno. Se io fossi andato per esempio a Sharm el Sheikh in un resort, è come se io non mi fossi spostato dall'Italia, come se fossi stato nello stesso resort, che ne so, in Sicilia oppure vicino a casa mia. Invece io sono voluto venire proprio al centro del Cairo per vedere come si vive e mi è piaciuto moltissimo. C'è la gente innanzitutto di una grande cultura, persone, soprattutto i giovani, che studiano, sono iscritti all'università, che fanno molto sport, e soprattutto persone buone di cuore, di animo, che si mettono a disposizione.
Ovviamente poi a livello culturale io ho osservato nella piana di Giza le piramidi e a piazza Tahrir il museo, il famoso museo egizio. E quindi invito, ovviamente non è un invito che faccio io, ma penso che è una cosa che si debba fare per forza. C'è la gente innanzitutto di una grande cultura, persone, soprattutto i giovani, che studiano, sono iscritti all'università, che fanno molto sport, e soprattutto persone buone di cuore, di animo, che si mettono a disposizione. Ovviamente poi a livello culturale io ho osservato nella piana di Giza le piramidi e a piazza Tahrir il museo, il famoso museo egizio. E quindi invito, ovviamente non è un invito che faccio io, ma penso che è una cosa che si debba fare per forza almeno una volta nella vita, quello di venire a visitare l'Egitto. Il mio sogno poi è quello di andare nel sud Egitto a visitare Luxor. Speriamo di riuscirci. Ti ringrazio Francesco e alla prossima. Grazie a voi e arrivederci amici di Egitto Ora. Grazie a Osama e agli altri amici di Egitto Ora. Grazie. Buonasera a tutti, ho visto la vostra attività su circa il museo egizio, il nuovo museo egizio su YouTube, sono rimasta favorevolmente colpita, così anche noi dall'Italia possiamo vedere tutti i posti meravigliosi dell'Egitto, di cui sono innamorata. Mi raccomando, seguiteci su YouTube.